Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo l'ultimo unboxing di Planners Anonymous. Come già vi avevo anticipato lo scorso video, ho chiuso l'abbonamento perché i tempi di consegna adesso sono molto più lunghi, probabilmente per i problemi Covid, ma anche praticamente adesso si paga alla dogana anche su importi inferiori ai 22 dollari. Per cui anche per questo kit ho pagato 3,67 euro di dogana. Questo kit, che è quello di luglio, si intitola Iggy Life. Questa è la cartolina appunto che parla del kit e devo dire che comunque è molto molto carino. Allora, questa volta vi mostro per prima cosa la penna, che ce l'ho sotto mano, ed è appunto questa rosa con questi svaroschini color verdino e un rosino molto chiaro. Poi vediamo gli washi tape. Allora, quello più grande è questo e abbiamo su un po' di cose: fiorellini, tazze, quadretti, sciarpe, anche questo carinissimo. Poi quello standard, quindi da 1,5 cm, è su questo tono del grigino con su tutti i fiori, molto carino. E lo slim, che è veramente veramente sottile, qua mi sa che ormai è da 0,5 presumo. Allora, così a vederlo sembrerebbe un filo con tutte le lampadine. Passiamo alle card. Allora, quella da sfondo è bellissima, con questa porta di legno. E poi abbiamo le nostre frasi motivazionali, sempre su sfondo acquarellato. Poi andiamo a vedere le carte. Allora, vi faccio vedere subito l'acetato, che mi è capitato subito sotto mano, ed è questo con tutte le rose e le foglie in foil argentato. Il vellum è questo ed è stupendo, quindi con i fiori, bellissimo. E poi abbiamo le carte, anche queste stupende, io le adoro. Questa per esempio bellissima, dove sul retro questo rosa. Poi abbiamo questa, molto bella anche questa, e il retro questo verde. E poi questa, con tutti gli elementi che c'erano sul washi tape, quello grande, e sul retro questo giallo. Un giallo, un color sabbia. E sono i tre colori principali del kit. Poi andiamo a vedere gli stickers. Okay. Gli stickers, abbiamo i decorativi, dove abbiamo questo foglietto e questo foglietto. E poi abbiamo i funzionali, che sono questo e questo. Il prossimo kit sarà Bon Voyage, ma appunto io non lo prendo più, per cui non ce l'avrò. Vediamo i die cut, dove abbiamo ormai come sempre la cartolina in formato A5, questa è tutta bianca con questo disegno, e poi abbiamo i vari die cut piccolini, quindi abbiamo questo fiore, la porta finestra. Vi faccio vedere così velocemente. La maggior parte comunque sono fiori, candele, libri, sempre comunque in stile Planners Anonymous, molto molto carini. Qua c'è anche il camino, bellissimo, anche una bella poltrona, una tazza, una mug. Poi abbiamo questo, che è molto carino. E poi questa scala con appunto le lucette. Li rimetto subito nella busta, così non li perdo. Poi
Poi vi mostro il clear stamp. Eccolo qui. Qui abbiamo questa bellissima porta di legno e poi fiori, foglie e un po' di scrittine. E infine il pezzo forte del kit questo mese sono queste cartoline, tutte è un cartoncino molto spesso, quindi secondo me è carta acquarellabile, e abbiamo questi disegni appunto che si possono poi colorare. Abbiamo anche il camino col fuoco e qua abbiamo una scritta e niente. Sono 5 cartoline, magari poi un giorno coloreremo insieme. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero tanto che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e lasciatemi tanti pollici in su. Io consiglio Planners Anonymous perché veramente i kit sono favolosi, ormai io sono più di 3 anni che lo prendevo, quindi mi sono disiscritta, e poi appunto per il fatto anche che hanno messo la dogana anche per importi inferiori a 22 euro, non mi andava di spendere ulteriori 3,67 euro ogni mese, quindi ho deciso di fermarmi. Magari più avanti non è detto che non lo rifaccia, però al momento ecco mi fermo. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!